prima cosa che mi sento di dire è che dedico questo importante primo corteo a mare a Carola Rackete e a tutte le donne e gli uomini perseguitati per ragioni di giustizia. Provo imbarazzo per uno Stato che ha perso il senso dell'equità e della misura. Uno Stato è forte non se mostra muscoli arrugginiti, ma se ha la capacità di attuare fino in fondo i valori costituzionali. Quindi oggi mi sento di schierarmi senza alcuna forma di tentennamento nei confronti di questa comandante che ha fatto quello che ogni persona che è rimasta umana avrebbe fatto. Quindi credo che arrestare Carola Rackete significa arrestare l'umanità e provo vergogna in questo momento di essere rappresentato da questo governo.